Tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, l'Ayurveda si è esteso ben oltre i confini della sua terra natale. Poiché sta rapidamente diventando un fenomeno transnazionale, come d'altronde lo yoga, e multiculturale, è necessario esaminare l'interfaccia dell'Ayurveda con la modernità, ma anche con gli approcci plurali, oltre ai nuovi paradigmi che ha sviluppato per affrontare le sfide della sua nuova presenza diasporica. Questi paradigmi comprendono quindi gli sviluppi all'interno dell'Ayurveda durante la sua lunga storia, l'aggiunta di nuove teorie e pratiche a quelle già consolidate, le sue interrelazioni e l'intreccio del pensiero medico con i mutamenti religiosi, politici e climi culturali. Tutti questi formano un modello ricco e complicato di medicina e di storia sociale. Nel suo sviluppo recente possiamo prendere in considerazione tre grandi sfide. Primo, il colonialismo britannico e il dominio della medicina allopatica. Secondo, le pressioni della modernizzazione e terzo, la diaspora dell'Ayurveda nel mondo, cioè oltre i confini dell'Asia meridionale. Di conseguenza, la sua recente storia la pone in due diverse prospettive, che alcune volte si contrastano, mentre in altre si completano, ossia l'Ayurveda moderno e l'Ayurveda globale. Questi termini servono piuttosto come termini generali, ovviamente, e ci aiutano a capire un certo numero di discipline basate sulla conoscenza ayurvedica. Includono, ad esempio, varie forme di pratica ayurvedica, la ricerca farmaceutica ayurvedica, lo sviluppo di farmaci e la produzione industriale, naturalmente, oltre alla ricerca accademica testuale, sia per la ricerca botanica che per una più ampia comprensione della teoria ayurvedica. La prima prospettiva, quella dell'Ayurveda moderno, è intesa per essere geograficamente ambientata nel subcontinente indiano, la quale inizia sia con i processi di professionalizzazione che con l'istituzionalizzazione introdotti in India da quello che è stato definito il revivalismo ottocentesco dell'Ayurveda. Essa è caratterizzata da una tendenza verso la secolarizzazione della conoscenza ayurvedica e il suo adattamento alla biomedicina e allo stesso tempo dai tentativi di formulare una teoria unitaria basata su dottrine che possiamo trovare ovviamente nei testi classici. L'Ayurveda globale invece si riferisce alla conoscenza ayurvedica che è stata trasmessa ad aree geograficamente diffuse al di fuori dell'India. Qui ad esempio possiamo differenziare tre ampi cosiddetti lignaggi della globalizzazione ayurvedica. Il primo lignaggio è caratterizzato da un focus sulla farmacopea ayurvedica, cioè l'arte della preparazione, a cominciare dalla diffusione della tradizione botanica e farmaceutica ayurvedica nel XVI secolo. Lo studio della farmacopea ayurvedica si è sviluppato in una disciplina scientifica in piena regola e in un'industria farmaceutica estremamente redditizia in un mercato globale. In linea con le ideologie dell'Ayurveda moderno, i gruppi di interesse alla farmacopea ayurvedica sottolineano le basi scientifiche dell'Ayurveda e promuovono una disciplina secolarizzata, la quale viene spogliata ovviamente di tutte quelle connotazioni religiose e spirituali. Il secondo lignaggio globale è identificato nella tendenza più recente di un'Ayurveda globalmente popolare e acculturata, che tende a enfatizzare e reinterpretare
se non addirittura reinventare, gli aspetti filosofici e spirituali dell'Ayurveda. Questo tipo di Ayurveda è stato soprannominato New Age Ayurveda e definisce le sue caratteristiche in questo modo. Attribuisce un'età remota all'Ayurveda e la rende una fonte di altri sistemi medici. Collega strettamente l'Ayurveda alla spiritualità indiana, in particolare allo yoga, e questo è tipico della New Age. Rende l'Ayurveda la base della medicina corpo-mente e rivendica la base scientifica dell'Ayurveda e la sua intrinseca sicurezza come modalità di guarigione. Un'altra importante caratteristica dell'Ayurveda New Age, che condivide con alcune forme dell'Ayurveda moderno in alcuni contesti urbani, è il cambiamento nell'autorappresentazione, passando cioè dalla medicina reattiva, cioè quella che cura i mali, alla medicina preventiva, che offre un indice di stile di vita positivo. L'Ayurveda New Age è particolarmente importante negli Stati Uniti e sempre di più nel Nord Europa. Inoltre è stata reimportata in India, ma d'altra parte, come è avvenuto per lo yoga, sotto forma di turismo benessere, che si rivolge sia ai turisti stranieri che agli indiani della classe media urbana. Così, paradossalmente, nonostante l'enfasi posta sulla spiritualità, l'Ayurveda New Age ha dato vita ad una nuova forma di Ayurveda commercializzata, enfatizzando il benessere e la bellezza come componenti fondamentali della buona salute. La sua offerta commerciale comprende una vasta gamma di trattamenti cosmetici e massaggi forniti nei saloni di bellezza, nelle spa, prodotti da banco, soprattutto cosmetici e integratori alimentari, e letteratura fai da te, come ad esempio guide sui trattamenti di bellezza, nutrizione e naturalmente la forma fisica. Inoltre, un nuovo termine, Ayur Yoga, è diventato l'espressione di un prodotto di marca nella cultura spa nordamericana. Così potremmo trovare una spa che offre il trattamento di un'intera giornata dal titolo Ayurvedic Bliss, che in questo caso significa Luxury Spa Pedicure. Aromaterapy, Soft Glow Body, esfoliazione, Hot Stone Back Massage. Trattamenti che ovviamente non sono trovati nei testi classici ayurvedici. Quindi le immagini di un oriente esotico giocano un ruolo cruciale in alcuni settori della commercializzazione di prodotti e trattamenti ayurvedici. Infine, un terzo indipendente lignaggio dell'Ayurveda globale si originò nel contesto della allora nuova disciplina accademica degli studi sulla cultura indiana all'inizio del XIX secolo, quindi 1800, quando gli studiosi orientalisti cominciarono a interessarsi alla letteratura ayurvedica. Mentre la prima documentazione accademica sulla medicina indiana sotto forma di enciclopedie botaniche non riguardava la struttura concettuale dell'Ayurveda,
Questi studiosi erano interessati a preservare o persino a far rivivere la conoscenza dell'Ayurveda come disciplina storica e filologica. Spinti dalla nozione di un secondo rinascimento ispirato a un'antichità indiana, decisero di scoprire le radici della medicina indiana, stampando e anche traducendo i testi medici e scrivendo riassunti di questi contenuti. Il loro lavoro, tuttavia, sembra non essere mai stato diretto a fare un uso pratico della conoscenza acquisita dai testi, per quanto riguarda ovviamente gli aspetti più teorici alla base della medicina. Tuttavia, le edizioni accademiche e le traduzioni di opere mediche in sanscrito hanno dato un contributo veramente importante all'educazione e alla ricerca. E la ricerca testuale indologica continua sino ad oggi. A partire dalla metà degli anni 60 in poi, l'educazione e la pratica dell'Ayurveda e le sue strutture politiche e sociali furono studiate dal punto di vista della cosiddetta antropologia medica, una nuova disciplina accademica. Il lavoro accademico sull'Ayurveda ha avuto una certa influenza sulla percezione pubblica dell'Ayurveda, dovuta soprattutto alla produzione letteraria, da un lato questo naturalmente, ma anche il suo contributo alla televisione o alla produzione dei media, dall'altro. Tuttavia, le pubblicazioni accademiche sull'Ayurveda raggiungono solo un numero veramente limitato di lettori, molto meno comunque delle pubblicazioni comparabili della New Age e degli altri settori orientati al pubblico. I documentari televisivi, la letteratura periodica popolare e la maggior parte dei siti web possono fornire solo versioni ridotte della ricerca accademica, poiché ogni produzione naturalmente è necessariamente guidata dalle considerazioni commerciali. È interessante notare, per esempio, che parallelamente al sorgere dell'interesse per la chirurgia plastica negli Stati Uniti e anche nel Nord Europa, con veri e propri documentari seriali o addirittura reality show sulla moderna chirurgia plastica, trasmessi regolarmente in televisione, negli ultimi anni sono stati prodotti veramente numerosi documentari sull'antica chirurgia indiana, presentando argomenti come l'antico lavoro indiano al naso, un lavoro di chirurgia plastica, come mi è capitato di assistere in un mio recente viaggio negli Stati Uniti. In Ayurveda si considera la persona come un individuo unico, formato dai principali cinque elementi che noi troviamo in questa letteratura, e cioè etere, o anche definito spazio, aria, fuoco, acqua e terra. Questi cinque elementi sembrano esistere nell'universo materiale a qualsiasi livello, sia organico che inorganico, da una piantina fino ai pianeti. Quando essi entrano nella biologia di un organismo vivente, un uomo ad esempio, essi acquistano una forma biologica. In base all'Ayurveda, i cinque elementi sono codificati entro tre forze biologiche che governano tutti i processi vitali. Possiedono, cioè, l'abilità a combinarsi per creare varie funzioni fisiologiche. Quindi prendiamo in considerazione: primo, aria ed etere. Si combinano a formare ciò che in Ayurveda conosciamo come Vata. Vata governa il principio del movimento e perciò può essere visto come la forza che dirige gli impulsi nervosi, la circolazione, la respirazione ed anche l'eliminazione. Poi abbiamo la combinazione di fuoco ed acqua.
Sono gli elementi che combinandosi generano Pitta. Pitta è un processo di trasformazione o inteso come metabolismo. La trasformazione del cibo in elementi nutritivi per l'assimilazione è un esempio della funzione di Pitta. Pitta è responsabile anche del metabolismo negli organi e tessuti come in quello cellulare. Abbiamo infine la combinazione acqua e terra, che sono gli elementi che combinandosi generano kapha. Attenzione, oggi è invalso l'uso sbagliato, anche tra molti medici purtroppo, di pronunciare questo termine kapha, termine sanscrito, come kapha, a causa anche dell'uso della lingua urdu. Ma la corretta pronuncia sanscrita è kapha, con la P aspirata. Kapha è responsabile dello sviluppo e della solidità della struttura fisica. L'altra sua funzione consistente nel proteggere tutto il sistema. Il fluido cerebrospinale protegge il cervello e la colonna vertebrale come risultato, secondo la Ayurveda, dell'azione di Kapha. Queste tre forze sono conosciute come i tre dosha. Queste regolano ogni processo psicologico e fisiologico nell'organismo umano. L'interazione tra i tre determina quindi la qualità e le condizioni dell'individuo. Uno stato armonioso dei tre dosha crea equilibrio e salute. Uno squilibrio, che può essere dovuto ad eccesso o anche ad una carenza di queste forze, si manifesta come segno o sintomo di disturbo. Ciascuno di noi quindi rappresenta un'unica combinazione o proporzione di Vata, Pitta, Kapha. La percentuale varia in ogni individuo naturalmente e è da qui l'enorme diversità tra le persone. Quando un dosha è sbilanciato, la Ayurveda interviene con uno specifico regime di vita e nutrizionale per riequilibrare la sua presenza. Quindi questi tre dosha sono le fondamentali energie biologiche che regolano tutti i processi vitali di un individuo. Dal momento che questi tendono a, nel loro rapporto, a prevalersi, si dice in maniera convenzionale che le loro energie viziano un equilibrio. Beh, in effetti il termine dosha in sanscrito significa vizio, anche se comunemente oggi viene tradotto con costituzione fisica. Di conseguenza, anche se la fondamentale costituzione di un individuo rimane inalterata durante tutta la vita, ovviamente a causa del patrimonio genetico all'atto della nascita, a causa dei cambiamenti dell'ambiente e di abitudini che governano la nostra costituzione fondamentale, la costituzione ayurvedica nel corpo si altera, anche se temporaneamente e non stabilmente. Introdurre così una terapia ayurvedica può riportare l'equilibrio alterato. Ad esempio, la nutrizione carente, i minerali inorganici, le abitudini alimentari sbagliate, i pesticidi, le droghe, i prodotti chimici alterano l'elemento terra. E così l'acqua contaminata, i veleni chimici, l'inquinamento nelle piscine, l'inquinamento dei laghi e degli oceani alterano ovviamente l'elemento acqua. L'uso esagerato di alcol, uno shock psicologico, i traumi, le radiazioni, le tossine, i cibi denaturati, la mancanza di entusiasmo e di esercizio alterano l'elemento fuoco. Le emozioni esagerate, le ossessioni mentali, la depressione, l'ansia estrema, il respiro insufficiente inquinano l'elemento aria. Le carestie di guerra, la deprivazione durante la povertà, una vita sedentaria alterano l'elemento etere. Abbiamo così visto quali sono gli elementi che portano ad uno squilibrio dei cinque elementi,
Possiamo inoltre considerare quali sono invece quelli che aiutano questo equilibrio: il cibo organico, la corretta alimentazione, i vegetali, le spezie, i minerali naturali, le vitamine e gli integratori favoriscono la vitalità dell'elemento terra. L'acqua sorgiva, i succhi freschi, i bagni in acque decontaminate, le purificazioni favoriscono la vitalità dell'elemento acqua. Gli enzimi digestivi, la sana passione, l'amore persino, gioia ed emozioni positive favoriscono l'elemento fuoco. La respirazione profonda, l'aria fresca, i pensieri positivi, l'accettazione degli alti e bassi della vita rendono vitale l'elemento aria. E infine, la purezza, la semplicità, le giuste attitudini della mente e dello spirito, una vita naturale ed equilibrata, favoriscono l'elemento etere. Vediamo questa volta le erbe di base e le spezie per cucinare ayurvedico. Le erbe e le spezie sono essenziali nell'ayurveda, stimolano l'appetito e aumentano la nostra capacità di digerire ciò che mangiamo, aumentando la nostra salute generale e il nostro benessere. Possiamo distinguere due prime classificazioni generali nell'uso che se ne fa, ossia erbe e spezie essiccate ed erbe e spezie fresche. Tra le erbe e spezie essiccate, quelle maggiormente usate sono l'alloro, il pepe nero, il cardamomo, sia in baccelli che in polvere, il pepe di cayenna, il peperoncino, la cannella sia in polvere che in stecche, i chiodi di garofano interi, coriandolo macinato, il cumino sia intero che macinato, le foglie di curry, sia essiccate che fresche, semi di finocchio, fieno greco, garam masala. A questo proposito vedremo la ricetta per prepararlo: semi di senape, curcuma. Tra le spezie fresche consideriamo il coriandolo fresco. Il coriandolo fresco assomiglia molto al nostro prezzemolo, ma ha un sapore totalmente differente. Il peperoncino verde, l'aglio, lo zenzero, la cipolla. Preparazione del garam masala. Il termine significa letteralmente spezie calde ed è un blend di spezie essiccate che può essere usato allo stesso modo del pepe nero o altri condimenti. È un cibo riscaldante che stimola la digestione e la circolazione. Per condire è necessaria una piccola quantità, al massimo mezzo cucchiaino. Riscaldare il forno a 95 gradi e infornare i seguenti ingredienti: 5 stecche di cannella tritate,
Per tritarle, inseritele in un cotone ripiegato e tritatele con un martello oppure con un mattarello. Un quarto di tazza di pepe nero, un quarto di tazza di semi di cardamomo, un ottavo di tazza di chiodi di garofano. Lasciare questi ingredienti nel forno per circa 20-30 minuti, controllando che non si scuriscano. Lasciar raffreddare e aprire i baccelli di cardamomo per estrarre i semi neri. Macinare tutti gli ingredienti sino ad ottenere una polvere fine e conservare naturalmente in un vasetto a chiusura ermetica.